Presidente Ravetti, ormai ci siamo, l'appuntamento con la sagra di Torano, una delle più longeve del territorio, con un elemento, insomma, la caratteristica che resta intatta dalle origini, dal 1969. Esatto, esattamente. Ecco, l'ho ripetuto prima e lo ripeto anche adesso, il format di Torano secondo me è un format che funziona benissimo, durante tutti gli anni, negli anni ha sempre funzionato, non vedo quale motivo cambiare il format visto che ha una funzionalità eccellente secondo me. E l'ho detto pure prima in conferenza stampa e lo ripeto che durante tutta la mia presidenza il format non verrà cambiato, cioè fino a giugno 2026 il format non verrà cambiato per quanto riguarda la nostra sagra di Torano. Esattamente è la nostra, diciamo, la sagra più longeva, sono 53 edizioni, cioè 53 numericamente, però se andiamo a vedere per me io conto sempre 55 edizioni in quanto, come sappiamo tutti quanti, nel 2020-2021 per ovvi motivi che tutti noi sappiamo non è stata potuta svolgere, perciò dunque la nostra è la 55esima edizione per noi, cioè per me. Ci sono tanti momenti di intrattenimento, la musica, ma soprattutto rispetto allo scorso anno c'è una novità importante, cioè sono aumentati gli stand. Certamente, come ho detto prima, abbiamo avuto dei problemi a livello di somministrazioni di cibo, di panini, così perché c'era un assemblamento sui vari stand che non riuscivano a servire tutti quanti. Allora siamo dovuti intervenire, diciamo, aumentando gli stand per quanto riguarda la somministrazione del mangiare.